Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare lecca lecca al miele. Potrebbe essere anche una soluzione per far mangiare il miele ai bambini. Bene, vediamo gli ingredienti che ci servono e come realizzarli. Utilizzeremo 225 g di zucchero e 25 g di miele. Io l'ho versato direttamente nello zucchero, in questa maniera siamo sicuri che sono 25 g, perché non ne rimarrà niente attaccato al contenitore, e 75 ml di acqua, quindi versiamo il tutto nell'acqua e andiamo a posizionarlo sul fuoco. Naturalmente io vi consiglio di utilizzare un cucchiaio di legno, perché quando la temperatura diventerà alta il cucchiaio di ferro sarà difficile da gestire, invece quello di legno non si scalderà mai, da non poter essere toccato. Bene. Accendiamo la fiamma e facciamo sciogliere sia lo zucchero che il miele e li facciamo andare fino a quando non si inizieranno a caramellare. Ci rivediamo tra alcuni minuti. Naturalmente, visto che andiamo a realizzare delle lecca lecca, ci serviranno degli stecchini. Come possiamo realizzarli? Con gli stecconi degli spiedini. Quindi prendiamo uno steccone, gli togliamo la punta per evitare che qualcuno si faccia male, e poi lo dividiamo in quattro. Prima in due, così. Sono stato anche abbastanza preciso. E poi ancora in due. Bene, ne abbiamo ottenuti da 4 stecchi 12-16. Credo che saranno sufficienti. Li mettiamo da parte. Una volta preparati gli stecchini, andiamo a preparare la nostra base su cui verseremo i nostri lecca lecca. Prendiamo un foglio di carta da forno e vi versiamo sopra un goccio di olio, come ho fatto io, e poi andiamo ad allargarlo. Il foglio dovrà solo essere leggermente unto. Bene, adesso aspettiamo che il nostro composto si caramelli, poi andiamo a versarlo sul foglio e a mettere gli stecchini. Come vedete, a un certo punto prenderà il bollore. Lo facciamo bollire 3-4 minuti. Bene, passati 5 minuti, spegniamo la fiamma e andiamo a realizzare i nostri lecca lecca. Bene, appoggiamo qui. Come vedete, adesso utilizzerò un cucchiaio di quelli normali di ferro, perché il cucchiaio di legno non ha la giusta capacità. Prendiamo un cucchiaio, lo versiamo sulla carta e mettiamo lo stecchino. Naturalmente, essendo artigianali, ognuno avrà la sua forma. Mettiamo lo stecchino e andiamo avanti così fino a quando non li abbiamo fatti tutti. Adesso, volendo, una volta che abbiamo messo gli stecchini, andiamo a ripassarli con dell'altro caramello. Dopo alcuni minuti, che inizieranno a raffreddarsi, se volete dargli la forma potete staccarli. Loro sono ancora tiepidi e si modellano. In questa maniera, se sono venuti un po' storti, potete andargli a dare la forma e torneranno rotondi. L'unico problema è che, se fate in questa maniera, diventeranno opachi. Questo l'ho rotto,
tipo questo, con delicatezza, se no fate come me che l'ho rotto. Andate solo a modellare i bordi. Fate sempre solo attenzione a non bruciarvi. Bene, io vado avanti a dargli una forma un po' più regolare e ci vediamo più tardi per assaggiarli. Bene, una volta raffreddati andiamo a metterli nel contenitore di vetro, dove li andremo a conservare fino a quando non andremo a mangiarli. Questo me lo tengo perché mi piace, è più bello. Visto che li ho fatti, io li mangio prima il più bello. O questo è più bello. Bene, questo adesso andrò a assaggiarlo. Buonissimi, si sente anche il sapore del miele. Se a voi non piace il miele, i prossimi che andremo a realizzare saranno la fragola, naturalmente senza aromi artificiali e senza coloranti. Bene, vi saluto tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!